Homo Sapiens è una raccolta di fotografie, in realtà sono dei ritratti a figura intera, quasi tutti a figura intera, che raccontano delle storie. Ogni immagine che è presentata al museo è un'immagine di una persona con il proprio vestito. Sono tutte persone fotografate in Italia, è un racconto di radici. Noi abbiamo fatto una domanda alle persone. La domanda è stata: che cosa è che vi unisce ancora alle vostre terre natie? E la risposta normalmente per chi va a vivere da un'altra parte, perché va a vivere in un'altra città, perché in un'altra regione o addirittura in un altro paese, la risposta tipica è il cibo e in molti casi il vestito. La 25esima edizione della rassegna internazionale Teo Moda viene celebrata di fatto dalla cultura con un'apertura speciale, una preview, così come è più corretto definirla, che è appunto la mostra The Homo Sapiens di Arturo Delle Donne. Abbiamo scelto la cultura come filo conduttore tra la città di Catania e la città di Taormina, che appunto sono le due città protagoniste dell'evento. La mostra di fatto narra le origini, le radici. Uno degli elementi che costituisce il legame alle proprie radici è il vestiario. Ci permette di mantenere il legame e di non dimenticare mai ciò che eravamo. Abbiamo accolto la proposta perché sposa perfettamente quelle che sono gli obiettivi, la missione della nostra università, del sistema museale dell'Ateneo. Si parla di identità culturali e delle diverse religioni e della convivenza delle persone, e soprattutto il messaggio è quello di dare un segno di rispetto e di convivenza delle diverse etnie, religioni, di diversi popoli. Allora, questo progetto nasce in collaborazione con il Museo Cinese ed Etnografico di Parma, in particolare con la Fondazione dei Missionari Saveriani. A Catania ci sono 40 foto, di 80 totale circa fino adesso, ma il progetto potrà andare avanti all'infinito.